buonasera a tutti dal complesso sportivo del Real Poggio per la sfida per la corona del Costa Rica. Sì. Tra Paris Saint-Germain adesso in possesso palla e Sky Jumpers in tenuta rosso-arancione. La formazione del Paris Saint-Germain vede in posizione centrale Merola che aggancia adesso, sugli esterni Moyo e Borrelli, in avanti Pagano mentre apporta Autiero. Dall'altra parte invece Bellame apporta tra i pali. Poi vediamo in posizione centrale Cicatiello, sui lati Ruiu e Covini. E Stefano Fiori adesso avanti a mettere pressione alla retroguardia del Paris Saint-Germain, che ricomincia da capo da Merolla. E interviene Fiore, ma Merolla mantiene il controllo. Salta un avversario, ancora Merolla, pallone sul sinistro. Merolla chiuso in fallo laterale. Per Paris Saint-Germain, scambio tra Borrelli e Merolla. Il pallone sarebbe ancora buono per Borrelli, ma Covini riesce a chiudere. Si complica un po' la vita, ma guadagna fallo laterale. E lo stesso Covini a incaricarsi della battuta. Passaggio in avanti. Fiore. Bel passaggio arretrato verso Cicatiello, che prova l'imbeccata in avanti per l'inserimento del compagno. Nessun problema per Merolla. Tiene in campo il pallone Borrelli. Va via un avversario. Borrelli! Sul fondo. Nessuna deviazione, rimessa dal fondo. Bellame riparte. Da Ruiu sulla sinistra, centrale Cicatiello. Passaggio in avanti. In avanti Fiore col destro, deviazione, calcio d'angolo per il numero 7 di stasera degli Sky Jumpers. Passaggio arretrato dalla distanza Cicatiello, esterno della rete. Riparte Autiero, Pagano, Borrelli, si appoggia a Moyo. Porta palla, si ferma. Poi a destra Pagano dalla distanza. Non mette paura Bellame, rimessa dal fondo. Cicatiello, è arrivato anche Salinas da Lecce. Controlla Covini, passaggio in avanti dove non c'è nessuno, a parte Stefano Fiore. Passaggio centrale dove non c'è nessuno, ricomincia da capo Moyo. Porta palla, buonasera, dalla distanza Merolla sul fondo. Ma vedi già Luigi qua, dai, stasera. Ciao Luigi! No, sono sotto, come fai a mettere tutta la palla? No, ma meno. Ma dove fai un nuovo? Che cazzo, sbocca pioggi. Se volete potete darlo a me il telefono, se... Non trovare, caro. Scusa, non me lo ricordo. Salina, lui. Salina, lui Mattia, tu Simone, giusto? Sì. Ok, perfetto. Borrelli. Scusate l'interruzione, tutti quanti. Pallone intercettato da Ruiu, rimessa laterale ancora per Paris Saint-Germain, scusate, perché il dittongo si pronuncia così. Non ne faccio le regole, le seguo. Autiero, scusatemi. Poi Borrelli. Merolla, largo a destra, un po' troppo largo, costretto ad arretrare. Aggancia Moyo. Passaggio ancora verso Pagano, Borrelli. Scambio ancora con Pagano, che però viene chiuso. Può ripartire Fiore. Scivola. Ah, attenzione. Interviene su un avversario. Senza volerlo in realtà. Preterintenzionale, potremmo dire quasi. O colposo. Per i cultori del diritto. Primo fallo. Si riparte da capo. Da Autiero. Merolla. Manda vuoto Fiore. Gestisce palla. Poi Borrelli alla meglio nello scontro con Fiore. Si appoggia a Moyo. Porta palla sinistro a cercare Borrelli. Il pallone però si perde sul fondo. Ancora rimessa Skies. Ancora per Bellame. Controlla Ruiu. Covini. Passaggio verso Fiore, male nel passaggio qui stasera, non positivissimo fin qui Fiore. Bellame prova a tutelare i suoi con questa osservazione. Fiore va a contrasto di nuovo, non in scivolata questa volta, tutto regolare, si riparte. Autiero, Borrelli. Cambia fascia, ora Moyo.
finito il passaggio, poi trova l'inserimento di Pagano largo a destra, il pallone di ritorno per Muoio che colpisce male di testa, grande inserimento però del capitano di Paris Saint-Germain. Pallone per Mauro Cicatiello. Passaggio per Ruiu, porta palla Valerio Ruiu, largo di ritorno per Cicatiello, interviene la panchina. Fallo laterale Paris Saint-Germain. Pagano in controllo, si muove Borrelli, il pallone però è per Merolla. Ancora Merolla. Salta un avversario Merolla, vuole il fondo, lo ottiene, rimessa dal fondo. Per gli Skies, per Bellame, che ricomincia ancora una volta da Valerio Ruiu. Cicatiello, stavolta può arrivare sul pallone. Scambio ancora con Ruiu, Merolla in pressione. Centrale, Fiore, il pallone intercettato da Pagano. Porta palla Pagano, manda vuoto un avversario. Ancora Pagano, fino in fondo, Pagano! In fallo laterale. Ragazzi, vi posso chiedere un favore? Se uno di voi può reggere un momento il cellulare. Veramente un momento. Fiore, grazie. Passaggio per Cicatiello, grande intervento qui di Autiero, grazie per la mascherina. Non volevo bagnare troppo la mascherina. Sì, se vuoi stare qua, certo piove, quindi se vuoi ti do la mia felpa. Passaggio arretrato dal calcio d'angolo verso Cicatiello sul fondo. Si riparte ancora da Autiero, in teoria. In pratica si parte da Borrelli per il cambio in porta di Paris Saint-Germain. Autiero adesso giocatore di movimento per qualche minuto. Muoio, costretto a rientrare. Merolla. Alla distanza Merolla direttamente sul fondo. Chiaramente sei qualcosa da dire, non ti fare problemi. Siamo per la libertà di espressione. Certamente. Quando commento io. Certamente, sto studiando ancora la situazione. La partita ancora non si sblocca. Forse è complice anche un po' il campo. Molto bagnato. Eh sì, fase di gioco ancora un po' contratta. È complesso di entrambe le squadre. Faccio mettere in banchi. Comunque qui vediamo in possesso palla Cicatiello, si muove Fiore, ignorato dai suoi compagni. Pallone lungo per l'inserimento di Covini, però pallone finisce direttamente sul fondo. Mancano le cose. Impegnato fino ad ora perché comunque nonostante il Paris Saint-Germain sia arrivato più vicino forse rispetto agli Sky Jumpers al gol, c'è da dire che effettivamente il pallone è sempre finito lontano dallo specchio della porta, tranne forse la primissima occasione del Paris Saint-Germain col pallone che ha spizzato la traversa. Posso, sì, sono finora d'accordo con l'analisi. Partita ancora spenta da questo punto di vista, pochi tiri in porta, per lo più tiri diretti sul fondo, sulla traversa, come nell'occasione di prima di Borrelli. Dentro Muoio, questo è stato lo squillo forse più interessante fino a questo momento. L'ha commentata lui e finisce rimesso dal fondo. Probabilmente non ha le gomme da bagnato. Servono le catene forse, non lo so, le gomme. Porta palla Autiero, direttamente sul fondo. Invita alla calma Bellame, da grande capitano. Ma lui invece... Ma quanti? Vabbè, i loro equilibri interni sono roba loro. Cicatiello. Porta palla Fiore, interviene bene Autiero, scontro con Cicatiello, il pallone è ancora buono per gli Skies, deve tornare indietro Fiore, Bellame, stop e poi passaggio per Covini. Arretra Ruiu per prendere il pallone, manda vuoto un avversario, Valerio Ruiu, scambio con Cicatiello, qua molto egoista qui. Bello l'assist di Ruiu, classico controllo di Suola. Sì. Alla lui, sì, e poi alla Luiu, giustamente. E poi il grande l'assist d'esterno, ma forse sarebbe servito un pallone di ritorno. Sì, infatti secondo me è stato molto egoista così. A cercare la conclusione anche da una posizione abbastanza complicata. Tra l'altro poi ti era tutto sommato piazzato bene. Sì. Non perfetto, ma era sul pezzo. Comunque rimessa dal fondo dall'altra parte. Pallone che torna a Merolla, ping pong. Can ping pong play ping pong?
ve la ricordate? L'avete mai vista questa pagina? È una pagina bellissima che faceva, che faceva meme, dato che voi dite così sul calcio. Passaggio in avanti, il pallone abbassato da Muoio! Scusami. Scusami l'interruzione, no? Grande controllo. Grande controllo, grande mira, gol spettacolare. Partita un po' spenta da questo punto di vista, però dobbiamo dire che il primo squillo è stato notevole. Obiettivamente sì, primo tiro in porta di entrambe le squadre praticamente. In effetti sì. Subito gol. Che dice molto su quanto servisse per sbloccare forse un po' la situazione. Un tiro in porta. Comunque Skyjumpers che si trovano a rincorrere, incespica un po' dalla retroguardia del Paris Saint-Germain, prova a partire Moyo, viene stoppato sul nascere. Fallo laterale, affidato allo stesso Borrelli. Merolla. Siamo all'undicesimo minuto in corso. Va via Moyo sulla destra, autore del vantaggio, un grande spolvero in questa fase. Nel frattempo segnalo da bordo campo che si avvicina al primo cambio per gli Skies. Da bordo campo ci segnalano il primo cambio del match dentro Mattia Salinas. Del Lecce. In prestito ovviamente al posto di Covini. Avevo capito Sissoko, invece di fisso qua. Ancora non è dai nostri, però ci stiamo lavorando. Ovviamente Momo Sissoko. Il pallone per il neventato Salinas, primo pallone giocato, tiro deviato invece. Controlla qui Merolla e riparte da Borrelli. Stanno molto alti, gli Skies cercano di pressare sul centrocampo per recuperare il pallone, ma ora sono costretti a ripiegare. Sì, sulla pressione dei Paris Saint-Germain, qui il Bellame in due tempi contiene la minaccia del tiro di Otiero. Secondo tempo lo faccio commentare a te se vuoi. Stai prendendo nel frattempo sì. Ritorniamo i nostri telespettatori ascoltano copiosi. La nostra organizzazione interna sì. Perché noi siamo un'organizzazione fondamentalmente a stampo democratico. Pallone che finisce a Muoio, va via un avversario Muoio, va in porta Muoio, calcio d'angolo, grande spolvero fin qui Muoio. Forse è uscita un po' rocambolesca di Bellame, ma comunque aveva trovato lo spazio giusto per il tiro. Assist un po' fuori misura. Secondo me anche il difensore si è fatto superare con sì, un po' troppa semplicità. Probabilmente sì. Calcio d'angolo qui sul tiro di Borrelli. Centrale Pagano, fuori area. Autiero alto. Altiero. E questa, fingiamo non che non ho potuto riprendere lo sguardo che mi ha lanciato Valeria. Se no mi avreste schifato anche voi qua. Pallone in avanti di Valerio Luiu. Io tutti li chiamo per cognome, ma Valerio lo chiamo nome e cognome, non capirò mai. Cognome breve probabilmente. Sì, sarà per questo, pallone intanto per Borrelli. Rischia tantissimo, qui Bellame rischia tantissimo. Che ha qualche responsabilità. Pioggia che non accenna a smettere purtroppo. Anzi, per noi. Come si suol dire nei quartieri alti, sta incasando. Sì. Sta incasando anche il ritmo del duello. Tra Fiore e Autiero. Punizione Paris Saint-Germain. Ah, che bello ombrello floreale. Molto virile. Ma noi qua siamo per la gender equality, quindi non è questo il problema. Dalla distanza qui per Lame non si fa trovare impreparato sul destro di Borrelli. Stavo dicendo Borriello. Non so perché. Un dito con di differenza. Pallone dentro, intercettato da Cicatiello. Si fa aiutare da Salinas. Scatta Fiore, ignorato completamente. Il pallone arriva adesso a Fiore, che però non controlla bene. Non troppo in grande spolvero, cioè per nulla in grande spolvero Fiore stasera. Soffre un po' il campo. Così. Senza Fiori. Non ce la faccio questa sera, veramente non ce la faccio. Meno è male che è un amichevole. Colpa mia. Al torneo faremo di meglio. È un amichevole, nel senso che solo per questo non mi prendi ammazzate. Esattamente, amici, certo. Pallone che finisce in rimessa dal fondo, ancora Bellame col passaggio in avanti, Autiero si fa valere, commettendo anche fallo però. Molto tonico qui, molto. Certo è entrato aggressivo. Deciso, ma non credo che ci fosse intenzione fallosa, anche lui scivola sul campo bagnato, secondo me, secondo la mia interpretazione. Credo anche io, credo che Salinas entra il tiro diretto. Ce l'ha nelle sue corde, non vedo anche. Ah, adesso si stanno inserendo in avanti Fiore. E Ruio. Anche Cicatiello però pallone. Potrebbe tirare anche lui, anche se più per il passaggio. Vedo più Salinas.
Salinas però sì, lo vedo più pronto come Pippo Falco per l'appunto. Nel frattempo un po' colloquio con l'arbitro, un po' di maretta in area di rigore, parte Salinas visto verso la porta, deviato calcio d'angolo. No, purtroppo la deviazione è di Fiore. Ah, pensavo l'avesse deviato un avversario. Era da solo là. Non la miglior serata per giocare a calcio, per Stefano Fiore, a calcetto, scusate. Controlla ora il pallone Valerio Ruiu. Sbaglia il passaggio, interviene Autiero. Grazie. Controlla Pagano. Gioco a due con Muoio, che fa muovere però Borrelli. Porta palla Autiero. Si ferma. Arretrato Merolla. Borrelli. Pagano. La distanza, respinge Bellame, palo laterale. Cercato il colpo dal biliardo, un po' come Muoio al in tunnel, ma ha trovato questa volta Bellame preparato. Sì. Stavolta attento. Memore dell'esperienza precedente, porta palla Muoio. Rimessa dal fondo. Muore anche l'azione. Pallone. Dentro anche Simone. E dobbiamo rodare anche noi, quindi queste battute. Sì, sono scoli che poi spero di non replicare nei mesi a seguire. Nei mesi, sappiatelo, una minaccia. Palla in fallo laterale. Nel frattempo c'è stato un nuovo cambio Sky, proprio Fiore, sì, che era quello più in difficoltà, ha abbandonato il campo. A favore di Simone Salinas. Lui si accenta, prova anche a calciare. Non c'è deviazione. No, tiro diretto. Rimessa dal fondo, giocata subito dal Paris Saint-Germain. Ah, ma si deve ripetere. Battuta immediatamente. Autiero fa partire adesso Borrelli, largo a sinistra, Merolla. Porta palla. Costretto ad arretrare in mezzo a tre avversari. Perde poi palla sulla pressione del quarto che è Valerio Ruiu. Tre avversari e tu il quarto. Allora, questa era carina, sì, questa era carina. Porta palla Muoio. Che difende il pallone dall'attacco di Mattia Salinas con esperienza. Dai Salinas, perché poi adesso dai Salinas, anche, esatto. Sì, sembra avere la meglio. Ma questa volta SS sì. Simone Salinas. Ci dicono di un passato nella Gestapo per arrivare. Per favore, basta. Sì, questa è un po' troppo. Scusatemi. Pallone per Borrelli. Votate Europa Verde, mi raccomando. No, non è vero, non lo penso. Porta palla. Un'ora da retta? Sì. Per niente. Si prepara al tiro. Tiro sul fondo. Vicino, però, sì, sì. È stata una deviazione, se non ero in vacanza. Sì, infatti Salinas corre a recuperare il pallone. Per il calcio d'angolo. Centrale, interviene Autiero. Solo laterale. Pallone dentro. E poi fuori. Dall'altra parte, per il laterale. Ancora Skies in possesso. Provano a rialzare la testa dopo un primo tempo fino a questo momento non semplice. Controlla Mattia Salinas. Cicatiello. Mattia Salinas dentro, interviene Merolla, fallo laterale sulla deviazione del giocatore di Paris Saint-Germain. Pallone centrale per Valerio Ruiu. Un po' in difficoltà qui. Si fa aiutare da Cicatiello. Ancora Ruiu. Sulla sinistra. Centrale Salinas. Tutto regolare per l'arbitro. Nessun rigore. Controlla ancora Salinas. Anche secondo me è giusto. Devo dire. Sì. Qui vale ancora la volontarietà. Probabilmente. A differenza in Serie A dove tuttavia non si capisce nulla. Sì, attenzione. Oddio. E rischio la volontarietà la era per fendersi. Rischio la vita. Ma ci siamo ragazzi. Ci siamo. Attenzione sì. Leviamoci da me. Poi il primo. Scusami, pallone in gioco. Un po' bruschi. Comunque, controlla Salinas. Salinas e Salinas, quindi c'è questa cosa, vengo abbastanza al bagno. Comunque, si va a me, intendi. Giustamente. Pagano. Porta palla Merolla. Chiuso da Simone Salinas. Simone Salinas invece questa sera lo vedo molto in forma, molto attento, ha recuperato già parecchi palloni. Simone? Yes. Ah, sì, è diventato molto bene in partita, sebbene sia arrivato anche in ritardo rispetto alla convocazione. Non segnaliamo questa cosa perché altrimenti il capitano No, invece lo vedo come un merito. Non so, è arrivato in ritardo ma si fa perdonare. Oh,
Chi va piano va sano e va lontano, come si suol dire. Per dire, Snyder con l'Inter che arrivò il giorno prima del derby e poi fece quel partitone. Siamo più o meno a quei livelli, mentre sì, lo stesso identico livello ad un tentativo murato di Mattia Salinas, ancora in Sky. Attenzione qui Simone, non si intende con Valerio Ruiu, l'idea però era molto buona. E la pioggia si fa Ernesto, sentire. Ernesto, per favore. Anche a bordo campo. Tentato di fargli la foto con l'iPhone di Michele. Mentre non ho idea di come si faccia mentre si credo che Cicatello avanza, basti... Ruiu raccoglie il pallone in posizione centrale. Prova il tiro e spacca la porta. Tutto uno da rifare 1-1. Ruiu di potenza. E prepotenza soprattutto. A sinistra del portiere, nulla da fare per il Paris Saint Germain. Comunque molto semplicemente per scattare credo che basti cliccare su questo pulsante bianco. Però non lo faccio per questioni deontologiche. Mi sembra giusto. Poi c'è conflitto di interessi con il nostro fotografo di bordo campo, quindi lasciamo sì, a ciascuno lavoro. Il proprio mestiere. Cioè infatti è lui che avrebbe già dovuto fare. Comunque. Controlla Moyo, sulla destra c'è Pagano. Calcio addosso all'avversario, il pallone però è ancora buono. Per i giocatori del Paris Saint-Germain, dalla distanza ha rinviato il pallone da Mattia Salinas. Ricomincia da Capomerolla. Stavolta ti hanno presa. Sì, ma tutto bene, in realtà ho stoppato il pallone di spalla. Quindi era tutto calcolato. Mentre Pagano prova di potenza, ma respinge Simone Salinas in fallo laterale o in angolo? Okay, fallo laterale, se sono uscito un po' prima. Pressione di Simone Salinas. Cambio battuta, credo. Troppo tempo. Superati i 5 secondi. No, tutto regolare. Doveva solo essere ripetuta. Merolla. E non ci va troppo lontano, eh. Mette un po' in pensiero, in apprensione. Bellame c'era. Bellame c'era, però. Vabbè, Stefano Fiore ha deciso che vuole una foto. Come? Non ci capi. Che ha bisogno, il fiore ha bisogno di poca acqua. È vero, sì, se no poi penso che... E questa era brutta, devo dire. Pianta grassa. Io ti vedo magro, in realtà. Merolla cerca di resistere all'assalto di Ruiu, che prova a portargli via il pallone, ma regala una rimessa laterale al Paris Saint-Germain. Grazie che mantieni la baracca. Okay. Mentre qui si aprono banchetti a bordo campo. Ah, beh, però questo è niente rispetto a quando c'è Michele a bordo campo. Ah, questo lo confermo. Cioè, i due Salinas scambiano fra di loro. Pallone per Salinas, soltanto Salinas, loro due. Pardon. No, Salinas va bene, no, però solo loro due. No, dai, io che ti sto pure a sentire. Quello già piove stasera, no, voglio dire. Nel frattempo rimessa laterale. Per Mattia Salinas, sì. Lancio lungo a cercare Simone Salinas, che però è costretto a ripiegare. Scatta Cicatiello, prova a fare tutto da solo, trova però preparato Autiero. Tornato in porta. Attenzione qui a Cicatiello. Recupera il pallone in mezzo a tre avversari. Appoggia su Simone Salinas. Scambio con Cicatiello, largo a sinistra. Ruiu. Può andare Ruiu d'esterno. Ma... fortunosamente sì. Il pallone era passato, riesce a bloccarlo con un coccio probabilmente. Sì, praticamente sì. Sta ponendo il corpo, una parata quasi da portiere tedesco. Oddio no, un po' diverso perché i tedeschi tendono a coprire lo specchio della porta allargando il corpo. Cioè aprendo il corpo, invece lui non l'ha aperto, si è semplicemente aggomitolato. Tipo diciamo. Sonic the Hedgehog, per l'appunto sul pallone. Penso che Sonic lo conoscete tutti quanti, voglio sperare. Calcio d'angolo, Sky Jumpers, pallone dentro Salinas. Buona l'idea, ma Salinas forse era in corsa e non poteva controllare la traiettoria del pallone. Sì, ha pensato molto a fare l'inserimento, molto bene, secondo me non ha mirato bene verso la porta. Prova però il sono d'accordo. Muoio, ma... infatti non ha visto dove mette il suo compagno. Però guadagna una rimessa laterale. Merolla destra. Con molta... cattiveria, senza fronzoli Salinas. Con veemenza oserei dire. Sì, ecco, meglio ancora. Murato su Moyo. Attenzione, ancora Moyo. Passaggio centrale, ma riesce sulla linea Cicatiello. Salva tutto Cicatiello con Bellame che ha fatto un'altra uscita pericolosa.
pareggia lui invece, calcia sul fondo, finisce quel primo tempo, punteggio di 1-1, partita molto divertente fino a questo momento dopo un primo tempo per lunghi tratti dominato da Paris Saint-Germain, direi. Sì. Sky Jumpers che però sono pian piano in ripresa. Chiudiamo qui il primo collegamento. Torniamo in diretta per il secondo tempo, cioè in diretta, per chi lo vedrà dopo. Torniamo in differita per il secondo tempo di tra Paris Saint-Germain e Sky Jumpers, che sul calendario è così, quindi riprende la partita con Autiero tra i pali di Paris Saint-Germain. In questo momento Merolla controlla in posizione centrale, ci sono Borrelli e Muoio e Pagano. Rischia un po' sull'attacco di Fiore. Formazione praticamente invariata nel Paris Saint-Germain. Dall'altra parte invece i Sky Jumpers ricominciano con Covini e Salinas in posizione più arretrata e in avanti Fiore e Ruiu a porta sempre e comunque Michele Bellame qui! Prova il destro Valerio Ruiu, trovando un po' impreparato a Autiero, un po' distratto, anche Pagano e Genavanti. Ottima la deviazione qui di Bellame, toglie un pallone insidioso dallo specchio della porta. Si riparte da Merolla largo, quasi all'altezza del calcio d'angolo. Riparte dal portiere, pallone un po' sprecato, secondo me. Sì, probabilmente si aspettava un movimento di Borrelli, chissà. Ah sì, la reazione dopo l'aggressione. Noi siamo a poco per il politicamente corretto. Bravo, pallone finisce in fallo laterale. Sul pallone prima di tutti Borrelli. Pagano in posizione avanzata. Calcia! Mamma mia, mette un bel pallone. Batte Bellame. Bellame un po' coperto forse, la visuale un po' coperta sulla partenza del tiro, che anche se prende... era su un palo che stava comunque coprendo. Sì, lui copriva il palo, ma probabilmente si è lanciato con un po' di ritardo. Poi il forse non il ha visto semplicemente partire il pallone, sì. Comunque, punteggio di 2-1 per il Paris Saint-Germain, che per quello che si è visto tra primo tempo e inizio di questo secondo, tutto sommato non demerita di stare avanti. Al momento tiene forse meglio il campo, più deciso, più preciso rispetto agli Sky Jumpers. Anche se per gli Sky segnala una bella prestazione di Valerio Ruiu e tra gli altri di Simone Salinas. Qui Fiore ha l'occasione di farsi perdonare un sacco di errori nel primo tempo, poi peraltro niente da fare. Il passaggio di Cicatiello che è in tunnel. Sì, sì. Cicatiello ha una gran visione di gioco, secondo me. Comunque Fiore prova all'esterno. No, sì, ancora stasera non è serata per lui. Cambia fascia, bel passaggio qui, mi mette a sedere e poi porta Cicatiello, palo gol, spacca tutto. Perfetto, perfetto, un gran sinistro. Sto sul spalo lontano, bel gol questo. E quindi siamo di nuovo in parità, di nuovo sul 2-2. In astento un minuto di gioco trovano subito il pari. Si alzano i ritmi. Probabilmente si sono anche abituati un pochettino i giocatori a questa pioggerella fastidiosa. Credo anche che sia diminuita l'intensità. Sì, adesso sì, fortunatamente. Si riparte sul punteggio di 2-2, come diceva prima Valeria. Controlla adesso Borrelli, scambio ancora con Merolla, in posizione arretrata di 2. Arretrato Borrelli, interviene ancora Merolla. Chiuso. Fallo, incredulo Bellame alla chiamata arbitrale. In effetti non ho visto il contatto. No, l'ho visto io, però effettivamente un po' fiscale su questa. Ma però è buono, ci sta, ci sta. È buono che sia così. Non vuole perdere di mano la partita. Grande, cioè una cannonata che per poco non ammazza. Prego, Covini. Merolla sta pensando forse di nuovo alla soluzione della distanza, ma prova ad appoggiare invece su Borrelli, recupera il pallone, lo tiene in campo e poi si perde sul fondo, se l'ha allungato un po' troppo. Eh sì. Comunque complimenti alla tenacia. Mi piace questo sciaccare e medicare. Controlla adesso Cicatiello largo a sinistra, attenzione, no, non c'è. Questa volta non eravamo sulla traiettoria, dai. Non è attentato alla stampa, alla libertà di espressione. Questo è attentato. Tempi bui corrono. Sì. Mala tempora sul fronte. E beh, qui traduzione in latino alto livello. Ma dove lo trovate? Soltanto i tornei degli Sky. Non so se vi conviene, sinceramente. Lo dico per... parlo di me, però. Comunque. Fiore riesce a recuperare il pallone. Tunnel ai danni di Muoio. Ma bisogna ripartire dalle retrovie. Covini.
si fa vedere Cicatiello ignorato, perché Valerio Rugli è un po' più vicino. Intanto Cicatiello aveva la fascia completamente libera, ma Fiore arriva Fiore sull'esterno, fiore di occasioni. Io continuo ad ignorare la cosa e vi prego di farlo anche voi, cari telespettatori. Video spettatori. Controlla adesso Salinas, cerca un passaggio che però viene murato due volte da Merolla. Prova a partire Merolla, largo a destra, chiude Salinas. Oh, gli sfugge il pallone, ne approfitta subito Salinas per coprire fra Pozzi, fra lui e la palla. E dunque rimessa lunga. Imprecisa, Ribellano. Mette fuori Autiro che ha lasciato i pali in favore di Borrelli che diventa il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Uomo, arriva. Cambio intestino. No, non sto dicendo che cambierò l'intestino. Non dico che cambierò l'intestino. Cambio interno per San Gennaro. Controllo Cicatiello dopo una bella transizione. Palla al piede degli Skies per mandare a foto il pressing avversario. Cambia lato Cicatiello, interviene bene Merolla. Vuole un fallo di mano Ruiu. Ma credo l'abbia presa di spalla. Anche secondo me. Intercetta il pallone Mattia Salinas. Si appoggia a Covini. Spero che ci alterniamo. Sembra un featuring. Siamo collaudati. Non mi ricordo se l'avevo commentato mai una cosa. No, insieme no. Contesi. C'è sempre una prima volta. Il pallone torna a Cicatiello. Controlla. Porta palla Salina, salta l'avversario del pallone per Ruiu. Bello l'appoggio per Ruiu, però si lascia forse ipnotizzare dall'intervento di Autiro che gli copre un po' la visuale e lo costringe ad accelerare il tiro. Sì, anche se ci stava secondo me la conclusione di prima per come si è evoluta l'azione. Sì. L'unica cosa è stata un po' forse non ha chiuso bene, non saprei dirlo. Forse ha chiuso troppo, al contrario. Probabilmente sì. Sono più per la seconda opzione, mentre Merolla guadagna una rimessa laterale in zona avanzata. Palla in movimento. E dunque cambio battuta. Perciò l'ha chiamato. Ignorato Cicatiello, malgrado l'affetto dimostrato nel chiamare frate il compagno. Non fatelo anche voi a casa, per favore. Cicatiello. Ecco, invece lui va da Salina, suo frate, per l'appunto. Scambio tra Covini e Ruiu. Calcio d'angolo comunque per gli Sky Jumpers. Ruiu forse non ci ha spiegato un po' sul pallone. Poggio dietro per Simone, Mattia Salinas. Real poggio. Pallone che si spegne oltre la linea di fondo. Sì, un po' come la pazienza di Valente. Si riparte con Muoio che controlla bene, poi ci spica un po' anche lui, sfugge il pallone. Allarga a destra dove c'è Valerio Ruiu. Cannonata. E siamo sul 3-2. Sì. Gli Skies si portano in vantaggio. Ribaltano dopo la situazione. Dopo aver sofferto in effetti per lunghi tratti di questa partita, non solo il pressing ma anche l'aggressività in attacco. Ah, sì, dei loro diretti avversari della serata. Ah, mi stava scivolando il cellulare. No, per carità, scivola tu ma il cellulare salviamolo. Poter scivolare insieme al cellulare sarebbe molto romantico. Nel frattempo Merolla in porta per il Paris Saint-Germain. Pagano in avanti, chiuso, tocca per ultimo. Si riparte dalla rimessa per Bellame, giocata verso Covini a destra. Ah, meglio così effettivamente. Finalmente la pioggia dà un po' di tregua e si gioca all'asciutto, al Real Poggio. Chiuso qui Ruiu, porta palla adesso Borrelli. Uno che lo chiude. Preferisce cedere il suo Muoio che cerca lo spazio per il tiro, ma poi è murato. Centrale, la tiene. Non è un guardo. Sta cessa di pioggia. Finalmente la cessa pioggia. Sta cessa di pioggia. Sulla parata no. Si riparte. Salinas. Ora Ruiu. No. Ritorna Mattia Salinas. Non sale.
Non ce la faccio. Cicatello, un po' fermi adesso i giocatori. Interviene il pallone per Salinas. Chiede il pallone di ritorno un po' arretrato. Adesso c'è Autiero su di lui, non lo molla e ottiene. Proprio un mastino qui. Oh. Voglio non controllo. No, è sempre 3 contro 1, noi chiamiamo. Nel frattempo cambio negli skies, corretto? Sì, sì, cambio proprio adesso, fuori Ruiu, dentro Simone Salinas. Negli skies fuori anche Cicatiello. Ma volevamo andare a fare gol, capito? Rientra Fiore, se non erro. Yes. Confermo. Rimane il mistero del ragazzo a bordo campo e tutto ciò. Centrale del padrone per Simone Salinas. Il calcetto non è bello. Sì. Se non c'è un po' di mistero, nel frattempo pallone spedito altissimo. Un po' come la vita. Dagli skies. Cosa, la vita altissima o... No, il mistero. Ah, il mistero. Porta palla, adesso muoio. Il passaggio per il movimento di Merolla. Salta il portiere Merolla. Gran gol qui. Di Merolla. Via, di Rabona. Va di Rabona Merolla. Un assist bellissimo di Muoio. Dopo aver mandato Bellame in confusione, aver lasciato la porta scoperta. Sguarnita. Siamo entrati noi in campo, sono entrato in campo per curiosità. Come... Era bello l'anno scorso, il fatto là che sono entrato in campo all'ultimo. Nelle che boia. Nel frattempo Simone Salinas prova ad evitare Autiero, ma non riesce a raggiungere il pallone. Fiore intercetta di testa e poi prova al tocco morbido. Siamo sul punteggio di 3-3 comunque. In questo siamo punteggio di nuovo in parità. Simone Salinas recupera un nuovo pallone, tiene sul batti a ribatti. Batti a ribatti. Come il programma che teneva su Rai 1 Oscar Giannino. Va verso Merolla, ma qui attento. Povini. Occhio che non c'è nessuno di ah no, non era Oscar Giannino, no, era un altro, proprio batti e ribatti. Non è per un programma televisivo peggiore che potesse essere troppo. Fiore verso Covini, poi Salinas in buona posizione, ma forse perde il tempo. Perde un della tempo giocata, per il tiro. Sì. Riparte il Paris Saint Germain, muoio in avanti, largo a destra. Tiene il pallone. Pressato. Deve ricominciare dai compagni, in questo caso da Borrelli. Passaggio in avanti ancora per Muoio. Bene, qui Covini nella chiusura, senza fronzoli. Mi sembra che Covini sia rientrato addirittura più attento rispetto all'ultimo tempo di gioco. Attenzione ancora. Vai Simone. Muoio alla meglio su due avversari. Il pallone è ancora buono per lui. Covini adesso in pressione. Passaggio verso Tiero. No, il pallone finisce a Merolla. Può andare Merolla! Io lo sto dicendo. E va in porta per il 4-3. Questa volta dalla distanza. E fa disingenarsi, si porta in avanti. Diciamo che su questi tiri da fuori area si è reso particolarmente pericoloso il Paris Saint-Germain. Sono molto precisi, molto potenti. E devo dire che forse già sul siamo 3-2 anche era 4-3, un po', dai, come dire, calato il ritmo degli Sky Jumpers. Questo è anche vero. Controlla Salinas, costretto a ricominciare da Covini. Merolla però arriva bravo. Con molta foga, costringe Covini a ricominciare. Guadagna fallo laterale qui Salinas. In posizione tra l'altro molto avanzata. Sì, favorevole sicuramente per provare. Si fa vedere Fiore a centro area. Centrale, muoio un po' in difficoltà qui, costretto ad andare in avanti. Merolla, Merolla da solo. Da solo, va fino in fondo Merolla. Vuole la tripletta che non arriva per tanto così. Per pochissimo il pallone fa, come si suol dire, la barba al palo. Vabbè. Ma c'è stata deviazione. Si lamenta una deviazione, credo. Lo stesso Merolla voglia concedere la deviazione. Sì, sì, infatti Borrelli si avventa sul pallone. Sarà calcio d'angolo. Nel frattempo rientra Ruiu. Aggredisce il pallone. Bellame, puoi recuperare. Verso Salinas, un po' troppo, sì. Proveggio di vista addirittura Pagano, scende da campo. Pallone lungo in avanti. Troppo lungo, troppo in avanti. Bellame appoggia il pallone per Covini. Poi qui Fiore.
Bravo, spazio molto aggressivo Borrelli in marca rivale. Viene bene Fiore, fino ad ora avrebbe bisogno forse il supporto di un compagno, ma guadagna un buon calcio di punizione. Ha fatto un fallo per spazio, anche in questo è una della partita più brava. Oddio, anche diciamo che Paris Saint Germain al momento si trova in generale in una posizione di vantaggio, anche più luci di corso. Vediamo un po' qualcuno per gli Sky Jumpers. Rimesso dal fondo Sky Jumpers che sembravano aver ribaltato la situazione, invece adesso si trovano credo in una difficoltà anche psicologica, forse troppa sicurezza. Sì, dopo aver rimontato. Fiore è attento all'angolo alto, ma troppo alto. Attenzione qui a Ruiu. Pressing molto alto degli Skies qui. Forse è anche un po' prevedibile il tiro in questo caso. Covini si appoggia a Fiore. Gioco a due, chiude Merolla, che adesso l'eroe dei Paris Saint Germain praticamente. Ottimo sia in attacco che in difesa. Bello il tentativo di appoggio per Ruiu, ma non arriva a Salinas. Controllato il pallone da Covini, si riparte ancora con Bellame. Covini lì vicino. Fai un movimento. Lungo in avanti, di testa Fiore. Subisce un fallo, punizione Sky Jumpers. Siamo quasi sul dischetto del tiro libero. Due, no, distanza, oggi. Un po' di incomprensioni. L'arbitro cerca di affrettare i tempi, ma gli Sky Jumpers pretendono il rispetto della distanza. Giustamente avrebbero dovuto farlo notare subito, sottolinea l'arbitro. Avrebbe dovuto chiedere chi batte fondamentalmente. Salinas prova troppo centrale. Guadagna però comunque fallo laterale interessante in quella zona di campo. Ancora Fiori alla battuta. Salinas che prova il tocco di precisione. Manca di poco lo specchio. Però guadagna un calcio d'angolo. C'è stata anche una deviazione, sì. Centrale. Lunga però. Cambio. Rientra Cicatillo ed esce Simone Salinas. Si può andare. Per gli Sky Jumpers. Autiero. Attaccato da Ruiu, recupera Fiore, Ruiu. Perde purtroppo il controllo del pallone. Palla in rimessa. Uno, due, per Borrelli. Abbassa il pallone Autiero, arretrato. Fiore la tiene in gioco. Eroicamente. Niente. Passaggio per Ruiu, pallone di ritorno per Fiore, cosa ha mancato qui? Non è per niente la sua serata stasera. Sembrava un gol fatto ormai. Sì, grande costruzione dell'azione, mancava la realizzazione. Merolla in avanti nel frattempo. Sul rimpallo, rimessa dal fondo già battuta per gli Ottimismo di Ruiu, la prossima è gol. Centrale, gioco a due. Con Fiore, vuole il fondo Ruiu, pallone centrale per Fiore, l'ha predetta Ruiu, ha ragione Ruiu. Signori, se avete bisogno di giocare il lotto, una schedina, qualcosa, chiedete a Valerio. Fiore in una serata non per niente esaltante fino a questo momento, trova il gol che potrebbe significare speranza. E riesce a mettere per i suoi. La firma su questo match, riesce a mettere anche la sua firma su questo match. 4-4. Siamo sul 4-4, credo che si vada ai rigori dopo questa. Siamo al 19esimo in corso. Tempo sul nella danni di Fiore da parte di Merolla. Pallone per l'inserimento di Autiero largo a sinistra. Centrale, pallone finisce a Muoio contro Bellame. Tutto questo per poi concedere alla prima incursione. Forse meno di un minuto. Sì, circa 30 secondi. Forse ho detto forse mi sono parlato. Il forse lo salva. Io sono sempre molto cauto quando dico le cose. 25, periodo ipotetico 25-20. Io ho fatto 25, quindi credo anche adesso scivola il Cicatillo in modo quasi molto comico, come i bug di FIFA. Sì, esatto, era un bug. L'abbiamo messo, potrebbe diventare un meme questa cosa. Attenzione qui ancora Cicatillo, stavolta non è un bug, stavolta è 5-5.
ancora il pareggio. Sì, questo sarà almeno il terzo, credo. E quindi di nuovo si può dire che forse... Forse di nuovo... No, si va ai rigori. Nel giro di un minuto adesso questo pareggio. Protestano un po' i giocatori di Paris Saint-Germain, forse lamentano un contatto non troppo pulito. Attendiamo il check del VAR, si parte. Sì, del VAR, stato... si può ripartire. Per me il VAR quella valenza c'ha. Perché... Attenzione a Moyo qui, interviene Covini. Troppo isolato, facile controllarlo per disguising. In questo frangente Fiore solo davanti. Di vicino Ruio. Pallone ancora per Cicatiello. Cicatiello! Si porta a casa il pallone. Mentre 6 a 5 e non si va a sicuri. La spaccata di Fiore. Condisce, sì, diciamo, quest'ultimo gol. Sì, come alla... Non potete vedere il gesto che sta facendo sul condice. Ecco, adesso potete vederlo. Gnabry, come Gnabry quando segna, che fa questo gesto qua. Non l'avete mai visto? Non ho avuto il piacere. Dai. 5, forse non, sì, non... Forse non si va più rigori. Forse non si va più rigori. Controlla Borrelli. Aspettiamo ancora la vittoria dei comuni. La rimonta dei comuni. Alla calma i suoi dopo aver suonato la carica a Bellame. Attenzione ancora Fiore! E qui forse avrebbe potuto tentare un passaggio arretrato per Cicatiello, che a quel punto era lo specchio della porta tutto davanti a sé. Perché Fiore secondo me sente il peso di una partita complicata per lui, come è stata fino a questo momento. Guarda qua, il tuo caricatore ha preso a proposito. Sì. Perché adesso stiamo messi male. Si riparte Autiero. Pagano. In avanti Autiero, pallone controllato dalla difesa. Cicatiello qui. Prova a saltare Borrelli, non ci riesce. Guadagna, no, fallo laterale per il Paris Saint-Germain. Ok, intervento d'emergenza. Chiude Cicatiello, non troppo bene. Dalla distanza Pagano. Calcio d'angolo, scusate, problema tecnico. Sì, è qui. Allora, è successo di tutto. Ritorniamo con gli occhi sul campo. Sì, problemi tecnici nella... Scusate. Nel collegamento di un alimentatore d'emergenza. Sì. Però devo dire che la caduta che ha preso è stata molto attenuata dai tentativi. Se fosse caduto direttamente sarebbe stato peggio. Lui cavalca in avanti, prova a darla indietro per Fiore di tacco. Prova di due volte Cicatiello. Poker. E ora i Sky tornano a sorridere. Sì. Non si va ai rigori, ragazzi. Forse non si va ai rigori. Sì. Ma siamo a due sopra, circa due minuti al termine. E prima in due minuti hanno fatto tre gol. Come ci sì, ma due squadre diverse. No, prima 4-3, 4-4, 5-4. Appunto, due squadre diverse hanno segnato tutte e due. Che possono fare? Il Liverpool invece 3 gol al Milan. Parliamo del Liverpool e del Milan, però. Prova! Eccolo qua! 7-6? Forse non si va più di rigori, sì. E la mette nell'angolino alto. Dopo, devo dire che dopo un primo tempo con sostanzialmente poche occasioni. Sì, 1-1. Il primo tempo è finito 1-1, ora siamo sul 7-6, ragazzi. Non c'è pace, non c'è riposo. Non c'è sconfitto neppure di chi lotta. Mamma mia, oh, Friedan goal. Anche perché effettivamente fa freddo. Beh, è un po' umido, devo dire, dopo la pioggia. E quello non è il caldo, è il freddo, l'umidità. Sempre, battono, no? Gli Skies, mentre sulla fascia blocca il pallone Ruru. Il suo tentativo un po' vezzoso mette un po' nei guai la retroguardia degli Skies. Bene, però... qui Covini. Fa ripartire i suoi, Ruju. Salta un avversario, porta palla Ruju. Muore il fondo. Si allunga un po' troppo il pallone centrale, respinge Autiero, Fiore su... prima di tutto il pallone sta scivolando l'altra volta. Una Cicatiello bomber stasera, il pallone però è recuperato dalla difesa avversaria. Benissimo Muoio qui, chiude Cicatiello, il pallone è ancora buono per Muoio, scivola. Non... E Fiore ancora di spaccata, riesce ad impedire il peggio. Black dance proprio, un ballerino Stefano Fiore. Rimessa dal fondo già battuta per il Paris Saint-Germain. Spero che l'hai preso. Bene Borrelli. Sì, sì.
Tra Scatiello prima e Fiore adesso, come dire. Pagando che botta. Ancora una cannonata che questa volta colpisce la spalla. Infortunata. Già malandata, devo dire di lui. Ah, era l'altra. No, invece vado a pensare proprio quella. Ah, ok, se lo dice lui allora. Pagano si infrange sul muro difensivo di Covini che riesce a tenere il pallone. Ma anche posizione avanzata. Subisce una spinta Covini, però deve soltanto gestire il pallone in questi secondi che restano da giocare. Altrimenti si va ai rigori. Il favore Fiore. Per Fiore Valerio Ruiu. Non si va ai rigori. Non si va ai rigori, possiamo dirlo. Con un certo margine di sicurezza possiamo dire che non si va ai rigori. Allungano gli Sky Jumpers che nel finale di partita reggono. Sì, dopo aver subito molto la pressione avversaria, trovano il doppio vantaggio finale, presumibilmente sul quale si chiuderà la partita. Vedremo se è così. Controlla Cicatello, trova un passaggio insperato e insperabile per Covini. Bene qui Autiero, bell'intervento. Muoio. Lancia Muoio. Merolla. Interviene. Cicatello molto aggressivo qui nel recuperare il pallone e non lasciare spazio a Merolla. Male qui Ruiu. Anche Bellano. Che regala una palla agli avversari per una delle ultime iniziative. Palla in fallo laterale, ancora Paris Saint-Germain in avanti. A tentare il tutto per tutto. Muoio. Pallone di tacco per Merolla. Qui Bellano ha molte responsabilità. E qui sì, era il suo pallone. Forse non si aspettava il tiro, non ho capito, da una posizione così defilata. Quanto stiamo? 8-7. Qui ha molte responsabilità Bellano su questo gol preso, sul suo palo. Credo sia stato sorpreso dal tentativo di Merolla, che obiettivamente era una posizione molto defilata. Sì, anche, però è il suo, però, il suo palo. Finisce qui 8-7, non si va ai rigori, confermiamo. La corona del Costa Rica va agli Sky Jumpers. Si aggiunge un altro trofeo alla loro bacheca. La tirata di maglietta non la vede, l'arbitro non la vede. Capitano. Consegna Ernesto la coppa, la corona del Costa Rica al capitano Bellame, che sull'ultimo gol, che è ininfluente, ma è un po' da farti perdonare. Ma magari mi dovrei far perdonare solo sull'ultimo gol. No, vabbè, però è lampante. Ho preso 12 gol tutti allo stesso modo. Sono soltanto 7 stasera, tranquillo. Sì. No, ma non lo pensare, per favore. Non lo pensare a Michele Bellà. Sì. Ecco, questo è il commento, attenzione. No, non lo pensare. Sono 7 stasera. Festeggiamo. Festeggiamo che è meglio della serie. Festeggiano con molto entusiasmo, possiamo notare. Possiamo chiuderla qui. Allora, posto di corona della Costa Rica, corona dell'Inps. Ok. Corona del virus. Corona del virus, ragazzi. Vediamoci qua che c'è. Io qua chiudo il collegamento e preparo il prossimo. Arrivederci. Grazie.